Ehi, compare, e ne abbiamo passate, ne abbiamo visto di cozze e di crude, che ti sei. Abbiamo invecchiato un computer. Da quando abbiamo preso il computer a Catania, ne sono passati 10 anni. Non dobbiamo capire. Tante cose crude con Lilla Burrò. E quando Lilla, siamo andati a trovare Lilla, non c'era più la casa. Siamo disperati, non sappiamo più dov'è. La cantina cozza la conosce lei? Sì. Da una parte si toglie la buccia, la cozza si apre, è un pochettino scena. Sì. Non la guardi, la sento, gli mette la mollica e la richiude. Come la fa Santino? Poi la bagna nell'uovo, con l'olio bello caldo, la frigge, subito la mette là, sotto sopra. La frigge con una come si chiama? Scumarola. Scumarola in dialetto, in italiano come si dice scumarola? Scumarola, la prende, la rimette nel piatto, fa un piattino così, ne mette tante di queste. Lei la prende così con la mano, non la succhia? No, non si succhia, se lei la succhia, passa tra i denti e le lascia la buccia nelle mani, la riposa nel piatto e quella se la mangia e fa, che delizio, non l'ho mai mangiata, solo lei la conosce. Schiacciamo la prima metà, certo, e da mezzo ci metteva il pancrattato e la chiudeva, solo che lui gli metteva il filo, il filo di spagnoletta e gli metteva al forno e cucinava. Signora, questo erano perché erano straniero, chi si suona a metà? No, erano straniero, erano le cozze spagnole, non le ha fatte lui al forno. Oh, perché la cozza calzarota non si può fare così, questa era la cozza spagnola, perché usava la spagnoletta, perché erano spagnole le cose. Ma ci metteva il pane grattato, capì o no? Pane grattato, dipende che pane è. Tu pensa, la mollica delle usiamo pane grattato. La mollica di nuovo nell'uovo e si friggeva a testa sotto. E veniva la cozza imbottita, la chiamavano. Ah, è un lavoro che facevamo. Subito antepasto di cozza cruda due piattini. Dopo queste cose qua in cucina, solo con noi. E poi? Poi chi ne giurava sulla vita di suo figlio, se giurava sulla vita di suo figlio. Poi giuro, sulla vita di suo figlio. Ma che fa le cose crude ancora a Messina? Tutte. E quella cozza che si sente caratteristica del lago di Canzini. Non è la cozza. Non è perché è inquinato. È la cozza. È perché da sotto escono bollicine di idrogeno solforato, cosa che non sa quasi nessuno. Poi è una cozza caratteristica tipica di zona vulcanica. Se tu metti il piede là sopra, se è la cipolla, la metti sull'idrogeno solforato, la cipolla ti passa. Se la cuoce. Lo zolfo, lo so. Se la cipolla è la cuoce. Con l'idrogeno solforato ci insofforiamo tutti. Poi avevamo una vecchietta comprata, che ci davano 5.000 lire di mangi. E allora sta facendo, appena andava via, vuol dire tutto fatto da lui. Non mi date.